sì, abbiamo trovato un'amministrazione molto attiva, tra l'altro con il sindaco di Montevago già in passato si erano portate avanti altre iniziative e devo dire che vi è tutta la volontà di poter pensare alla città del futuro, alla nuova Montevago, mettendola in correlazione con il vecchio centro colpito con il terremoto del 15 gennaio del 68, dove ora ricorrono i 50 anni da quel tragico evento, e con le terme di Montevago. Tutto questo abbiamo pensato all'ideazione, alla creazione di un urban center anche a Montevago, con un laboratorio proprio di architettura per pensare alla città del futuro. Abbiamo portato avanti altre iniziative come quella dello sportello unico dell'edilizia, dello sportello unico delle attività produttive. Noi come Ordine degli Architetti ci stiamo spendendo in tutto il territorio perché siano applicate le norme di cui alla legge 16 e di quel vademecum che abbiamo redatto insieme alla rete delle professioni tecniche e di cui l'amministrazione di Montevago così tanto attenta ha già posto in essere. Perché ogni qualvolta il territorio rientra al centro dell'interesse di professionisti che si vogliono spendere per rendere bello ciò che ci appartiene, non può che essere accolto positivamente, e mi auguro che da questo incontro di oggi ne possano venire altri propositivi come quello di oggi pomeriggio, per far sì che Montevago possa tornare ad essere una cittadina bella. E utilizzando anche a 50 anni dal tragico evento del terremoto il vecchio centro come luogo di rinascita, di ripartenza e anche come luogo che coniughi insieme bellezza e memoria.